Adele guadagna 160.000 euro al giorno, come li spende? Altro che regina Elisabetta o Ilunga K. Rowling, la donna più ricca d'Inghilterra è Adele, che, secondo la rivista Forbes, guadagna circa 160.000 euro al giorno. Ebbene sì, una cifra da capogiro, che la maggior parte di noi fatica anche a immaginare. Ma come spenderà tutti questi soldi la cantante di Some Only Like You e Rolling in the Deep? I guadagni provenienti soprattutto dal tour mondiale. Prima di vedere come spende i soldi la bella Adele, vediamo innanzitutto come li guadagna. C'è da dire che la maggior parte degli introiti deriva dalla vendita dei dischi, che nell'anno del debutto le hanno fatto guadagnare circa 35 milioni di euro. Nel 2014, Adele ha guadagnato circa 65.000 euro al giorno, che le hanno permesso di vivere bene anche nell'anno sabbatico che si è presa dalle scene, ritirandosi a vita privata. Nel frattempo, la cantante inglese è diventata vegana, ha perso 30 kg e ha avuto un figlio. Tornata alla ribalta con l'album 25, Adele ha venduto circa 20 milioni di copie, arrivando così a sommare un guadagno giornaliero di circa 160.000 euro al giorno. Naturalmente, questa cifra è stata raggiunta anche grazie al tour mondiale seguito all'uscita dell'album, che ha avuto un incasso record di circa 138 milioni di sterline. Gli investimenti di Adele. Ma chi pensa che la cantante dall'Ugola d'Oro spenda due suoi soldi in abiti e gioielli o altre manie da star si sbaglia. Adele è una che preferisce investire sul mattone, e infatti la maggior parte dei suoi guadagni sono stati spesi per acquistare case. Naturalmente non casette di legno in riva al mare ma ben due tenute a Kensington e altre due a Hove, nelle East Sussex. E poi un attico a Los Angeles, dove, con molta probabilità, Adele conta di trasferirsi presto, insieme al marito, il multimilionario Simon Konecki e al figlioletto Angelo. Ma non è detto che la casa dove abiteranno sarà quella, visto che la cantante ha avuto una proposta dall'Hotel Wynn di Las Vegas per circa 12 mesi di spettacoli, al costo di 380.000 sterline a spettacolo, più vitto e alloggio. Niente male, no? Nonostante ciò, la cantante ha sofferto di depressione, in seguito alla nascita del suo bambino. Come ha confessato in diverse interviste, ho sofferto di depressione post-partum dopo la nascita di mio figlio. È stato molto pesante e mi sono spaventata. Un giorno mi sono sfogata con un mio amico, gli ho proprio detto odio fottutamente tutto questo. Adele e gli altri paperoni del Regno Unito. Adele è la pop star femminile più ricca del Regno Unito, il suo patrimonio è salito da 85 milioni di sterline a 125 milioni di sterline, che ammontano a circa 147,7 milioni di euro. La cantante, però, è al 19° posto nella classifica totale dei musicisti britannici più ricchi, a pari merito con Brian May, il chitarrista dei Queen. Al primo posto c'è Paul McCartney, con i suoi 780 milioni di sterline, seguito da Lord Lloyd Webber con 740 milioni di sterline, dagli U2 con 548 milioni di sterline, da Elton John con 290 milioni,
da Mick Jagger con 250 milioni di sterline e dall'altro Rolling Stone e Keith Richards con soli 235 milioni di sterline.